Ecco gli ingredienti per la nostra bibita sgonfia pancia. Allora, ci vorranno 600 ml d'acqua. Io ne sto facendo un po' in più, quindi ho messo 600 ml d'acqua. Se voi volete prepararla al momento, che ne so, la mattina appena svegli, potete usare 200 ml d'acqua, quindi più o meno una tazza. Poi, se avete dei limoni biologici, potete usare la buccia di un mezzo limone se usate 200 ml d'acqua, oppure se come me, se fate come me, ne fate un po' in più, la buccia, oppure io non ho limoni biologici in questo momento, quindi sto usando un limone ben lavato, userò non solo la buccia, ma tutto il frutto. Quindi tagliato a fettine. E circa 9 fettine di zenzero fresco. Allora, questa bibita è ottima perché una delle qualità, delle proprietà di questa radice è quella di attivare gli enzimi digestivi e quindi di migliorare il transito intestinale. Quindi aiuta a digerire meglio, soprattutto i carboidrati, e a fare in modo che non rimangano troppo a lungo nell'intestino, producendo gas e provocando gonfiore. Quindi l'effetto pancia piatta è assicurato. Quindi questi sono gli ingredienti, procediamo con la preparazione. Ecco qui, abbiamo messo le nostre fettine di limone e le nostre fettine di zenzero nell'acqua. Adesso aspettiamo, portiamo ad ebollizione, lasciamo bollire per 2 minuti, dopodiché spegneremo e lasceremo in infusione per altri 10 minuti. Allora, io ho messo 9 fettine di zenzero perché ne sto facendo un po' in più, un poco in più, come vi dicevo poc'anzi. Quindi ho usato 9 fettine di zenzero per 600 ml d'acqua. Se voi fate semplicemente la tazza per berla al mattino, quindi 200 ml di acqua, potete usare 3 fettine di zenzero. Quindi adesso aspettiamo che l'acqua inizi a bollire. Vedete, adesso sta bollendo, la lasciamo bollire per altri 2 minuti. Passati i 2 minuti, abbiamo spento il gas e adesso lasciamo in infusione per altri 10 minuti. Eccola qui, la nostra bibita sgonfia pancia è pronta. Dopo averla lasciata in infusione, poi l'ho filtrata e l'ho messa in questa caraffa. Allora, si può bere calda al risveglio per dare un bello sprint al metabolismo, oppure quando è tiepida, potete versarla in una bottiglietta e quindi da tenere in borsa e sorseggiarla durante il giorno per avere un'azione continuata. Ragazze, vi consiglio di farla, è davvero buonissima ed è semplicissima da preparare. Fatemi sapere poi nei commentini se la preparate, se vi è piaciuta, scrivetemi tutto come sempre. Spero che questa ricettina vi sia piaciuta e che vi sia utile. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!